Il petto di pollo sicuramente è una delle parti più apprezzate, più conosciute e che vengono anche cucinate, sia per la sua facilità, sia anche per il gusto e sicuramente perché accontenta un po' tutti, a seconda se è fatto alla griglia, fritto, ripieno, farcito, al forno, col giusto punto di cottura abbiamo un prodotto eccezionale. Simone Zucchetti, responsabile ricerca e sviluppo dell'azienda agroalimentare del settore avicolo. Mi puoi dire qualche informazione in più del petto di pollo, nello specifico, quindi solo di questa parte? Buongiorno Cristina, grazie mille per avermi invitato. Petto di pollo, si pensa che sia la parte più magra del pollo? Verissimo. Si tende a pensare che potrebbe non essere gustosa? In verità dipende da come noi la prepariamo. Bravo. Il petto di pollo è, come tutto il pollo in sé, una parte magra, molto digeribile, perché è una fibra molto sottile, povera di collagene, quindi adatta dai bambini agli anziani. Ricca in selenio, per esempio, ricca di vitamine del gruppo B. Quindi direi che sono molto di più gli aspetti positivi. Oh, sì, sì. Io ti devo dire che sicuramente è fondamentale da come si prepara. Sì, l'uso di questa carne, che a mio giudizio, essendo abbastanza neutro, non ha un sapore eccessivo, però prende molto gli aromi delle erbe aromatiche, delle spezie, e può essere la cosa che ti dico anch'io molte volte a casa, nel momento in cui devo realizzare un piatto veloce, proprio quella, la velocità, tagliato magari a piccoli bocconcini se non è fatto intero, proprio di cuocerlo in pochi minuti, in padella, al salto. Però nella stessa maniera, molte volte intero, quindi doppio tutto il petto, preparato come se fosse un arrosto. Sì. La cosa che dobbiamo dire è che bisogna fare attenzione alle cotture, non bisogna stressarlo troppo. Quindi la cottura è fondamentale, deve rimanere morbido, perché molte volte c'è la convinzione di eccedere. Secondo te, come è meglio abbinarlo? Allora, una cottura veloce, ovviamente in bocconcini, predilige ovviamente una cottura in padella, può essere abbinato sia a un condimento base, come può essere dell'olio, delle spezie, delle erbe aromatiche. Possiamo anche impanarlo eventualmente se vogliamo fare un fritto o un impanato in forno, come una gratinatura, che ci permette di racchiudere tutto il gusto del pollo all'interno e mantenere tutta la morbidezza. Per cotture un po' più lunghe, per esempio del cotture farcite, in rete, è meglio una bardatura, per esempio, con del lardo, del grasso, che ci permette di tenerlo più gustoso. Ma penso che vedremo poi delle cose interessanti. Guarda, una ricetta molto interessante, come hai detto tu, proprio su un bocconcino fritto, dorato, croccante, perché dove c'è il crunch, dove è croccante, ci piace sempre di più, non solo ai bambini, anche agli adulti. Ti faccio vedere questa ricetta, che è un bocconcino di pollo fritto dorato. Ottimo. Bocconcini di pollo fritti al limone. Gli ingredienti per 4 persone sono 420 g di petto di pollo tagliato a cubi regolari, 20 g di succo di limone, uno spicchio di aglio, 100 g di vino bianco secco, 100 g di semola macinata, 30 g di albume, 30 g di olio extravergine d'oliva, rosmarino, olio di arachide per friggere e sale e pepe. Andiamo a marinare il nostro pollo, a insaporire con del rosmarino, con l'aglio, il succo di limone, l'olio extravergine e il vino bianco. Lasciamo marinare i nostri pezzi di pollo per circa 2 ore. Li scoliamo e andiamo a salare il pollo. Lo passiamo leggermente in padella per alcuni minuti. Lo raffreddiamo, lo asciughiamo, sbattiamo leggermente l'albume, passiamo i pezzi di pollo nell'albume, li asciughiamo, li infariniamo nella semola e li friggiamo in olio bollente. Abbiamo visto la facilità di realizzazione di ricette col petto di pollo, che possono essere anche fantasiose, buone, e soprattutto troviamo dal semplice petto di pollo intero alle fettine, ai bocconcini, già pronti per aiutare anche nella vita di tutti i giorni. Molte volte io nei miei corsi di cucina utilizzo il petto intero per far vedere quante parti possiamo ricavare, cioè in quanti formati.
E anche se non lo trovo sempre, perché non è facile, ormai diciamo che il cliente chiede. La nostra offerta ovviamente parte proprio dal petto di pollo intero, viene poi declinato eventualmente in lobi che vengono separati in due. I consumatori odierni sono meno avvezzi a tagliare in fette, come fa ormai l'industria agroalimentare, il prodotto che dà un servizio in più. Quello cui tendiamo ovviamente è dare sempre più servizio, però, perché più il prodotto è sottile, più è veloce la sua cottura. Quindi oltre a un prodotto affettato normalmente, facciamo anche dei prodotti affettati in maniera molto sottile. Guarda, a proposito, io intanto ho preparato una padella, metto un po' di olio, sì, perché facciamo e oggi realizziamo una ricetta già pronta. Certo. E però la abbiniamo con una salsina un po' sfiziosa, anzi due salsine. Io romagnola con la sogni, tanto mi impunta la salsina. E io avevo pensato di utilizzare le birbe, questi, certo, bocconcini, però forse il termine bocconcini è sbagliato. Qual è il termine giusto da utilizzare? Bocconcini va benissimo perché è un prodotto a base di petto di pollo macinato. Tutto petto di pollo? Tutto petto di pollo, assolutamente. E impanato e pronto praticamente all'uso. Si può riprendere, come faremo noi adesso, direttamente in padella oppure in forno, anche se in si forno vuole avere una cottura senza tanto controllo da seguire. Quindi padella calda con un po' di olio. Sì, un filo, proprio giusto un filo e foglio d'olio per evitare, sì, che si attacchi. Alziamo un po', sì, e la facciamo rosolare. Sì. Guarda, intanto ti descrivo le due salse che avevo pensato da mettere in abbinamento, perché oltre ad essere una cosa molto sfiziosa da mangiare con le mani o da servire con un aperitivo, ma potrebbe essere anche l'idea di far mangiare la carne ai bambini in maniera diversa, un attimino sfiziosa, certo, perché molte volte il cibo, secondo di come lo mangi, cambia. Sai, sì, con le dita c'è più gusto, si dice, certo, oppure il finger food, questo termine inglese che indica proprio tutto ciò che riesco a mangiare con le dita, in questo caso lo possiamo fare, anche perché è un bocconcino unico. Quindi potrebbe essere anche l'alternativa con gli adulti di un aperitivo, tiro fuori, sì, dal frigorifero, sì, metto in forno, eclettico, preparo, e se le voglio personalizzare io ho pensato a queste due salsine. Allora guarda, una che è fatta con dello yogurt, una punta di senape, erba cipollina tritata e succo di limone, sale e pepe. Quindi diventa una salsa acida quasi, come se fosse una panna acida. Quindi nel mio yogurt bianco vado a mettere il sale e il pepe, e la parte acida la vado a aumentare col succo di limone, potrebbe essere anche del lime, mm-hmm, oppure un mix di agrumi, quindi ne basta poco. Ecco qua, mi raccomando non bruciarle, no, perché no, con queste piastre in induzione è un attimo. La punta di senape mi dà il sapore un pochettino più piccante, mischio, lavoro un attimo, e vedrai che quando riposa col fatto di aver messo il limone tende un attimino a diventare un po' più rappresa. Io l'ho fatta con lo yogurt, ma si potrebbe fare anche con della panna. E quindi lo la yogurt panna risulta con lo yogurt decisamente, sì, più leggera. Più leggera, ma poi si sposa molto bene con il pollo. Addirittura io a volte lo utilizzo anche in un hamburger, no? In un, certo, hamburger di pollo, invece di utilizzare la maionese, usare questa salsa che è più leggera. Vado ad aggiungere l'erba cipollina, che quindi la va ad aromatizzare, e naturalmente se la prepariamo un po' prima avrà un gusto un po' più carico. E questa è la prima, quindi molto semplice, molto veloce e quindi di conseguenza molto pratica. E la possiamo fare quasi, se poi non ho l'erba cipollina, anche un po' di prezzemolo o anche un po' di cumino o semi, vanno bene. L'altra è una salsa col miele, mm-hmm, ma prima di partire con questa salsa volevo chiederti, sì, quanto studio c'è per ottenere un prodotto di questo genere? Beh, noi siamo una squadra di sette tecnologie alimentari all'interno della nostra azienda,
Seguiamo circa un 150 progetti all'anno sullo sviluppo di prodotti o miglioramento qualitativo o profili nutrizionali più interessanti. È molto... Non a caso, per esempio, ultimamente abbiamo modificato l'olio che viene impiegato nella preparazione di questi prodotti impanati, perché utilizziamo un olio di girasole che è un cultivar particolare che è molto ricco in acido oleico e con la sua composizione è molto simile all'extravergine di oliva. Quindi risulta anche molto quindi più sano come composizione. Quindi c'è molta ricerca, certo, sul prodotto. Ricordiamo comunque che la carne di pollo ha un contenuto del 60% di acidi grassi monoinsaturi e poliinsaturi, quindi è già un'ottima composizione. Già con l'elemento. Guarda, l'altra salsa faccio una parte di miele, una parte di senape e appena un po' di brandy per aromatizzare, quindi sì, questa diventa la salsina per gli adulti, direi, non più per i bambini. Ed è una salsa che in abbinamento ai nostri bocconcini, alle nostre birbe, sicuramente è sfizioso. Come ulteriore rifinitura ci vado ad aggiungere un po' di semini misti. Buoni. Che quindi la che fanno tanto bene. Fanno bene, anche questi tanto vanno loro ricchi. Quindi quello che molte volte è un aperitivo che è sempre un po' di trasgressione, invece abbiamo fatto una cosa, certo, salutare. Ecco qua, guarda, questa è la salsina miele senape, voilà, questa invece è la nostra salsa con lo yogurt e io direi che se ci siamo, se tu sei sono riuscito, pronti, sì, se, abbiamo un piatto che ce l'hai lì vicino. Ma ti do un po' più di tempo. Ah, noi siamo lenti. Adesso lo utilizzerò come comì. Ti porto dietro con me a fare qualche banchetto e ti metto sotto. Dopo però ogni tanto più lavapiatti, vai. Ma no, anche guarda, cominciamo, quello sono è fondamentale, utili, eh? Sono fondamentali. Guarda, giusto per rimanere in tema, abbiamo i nostri bocconcini. Guarda, proprio per essere ci manca giusto un bicchiere di vino, ma la prossima volta lo procuro. Ci impegniamo di più. Quindi guarda, questa salsa al miele e quella salsa allo yogurt e le nostre birbe con le nostre salsine. Noi ci facciamo un aperitivo e nel frattempo guardiamoci una bellissima ricetta di petto di pollo ripieno con della ricotta. Petto di pollo ripieno alla ricotta. Ingredienti: pollo 10 più Amadori, ricotta, limone, erba cipollina, farina, uova, sale, olio evo, pepe. Procedimento: prendiamo il pollo e lo disossiamo ottenendo il petto, lasciamo l'ala attaccata. Ora solleviamo la pelle e inseriamo tra la pelle e la carne del pollo un ripieno preparato con ricotta, erba cipollina, albume, succo e se volete la scorza di limone. Saliamo, pepiamo leggermente e inseriamo questa farcitura sotto la pelle del pollo. Ricopriamo bene la pelle del pollo a richiudere la farcia, infariniamo il petto di pollo e lo rosoliamo velocemente in padella con olio e sale. Terminiamo la cottura, se vi piace, sfumando con del vino bianco. Buon appetito! Di pollo intero farcito, fatto a bocconcini, però ti dico una cosa, Simone, cioè nella parte del petto di pollo intero è una parte sottile che è più tenera rispetto al resto, anche se il petto di pollo è sempre molto magro e molto, però c'è questo controfiletto, forse il termine giusto. Corretto. Perché già solo il nome filetto, controfiletto ci porta alla memoria la parte più pregiata della carne. C'è anche nel petto. In verità nel petto di pollo il muscolo profondo del filetto di pollo chiamato controfiletto è quello ancora più tenero. E a me piace tantissimo. È un pezzo di carne meravigliosa, veramente meravigliosa, tenerissima. Si può mettere in padella direttamente, si può peccato fare un'impanatura rapidissima. In un petto ce ne sono due pezzi. Ci sono solo due piccolini, sì, esattamente. E però io li posso trovare una solo battuta, quelli? Poi ne parleremo, col tacchino ancora più divertente. Bella. Bella, perché è più grande, sì, petto più grande, ne abbiamo. È bellissimo. Beh, guarda, questa parte qui
tutte le volte che vado a lavorare le carni e magari succede che lavoro il petto, lo devo sezionare, sì, fare delle fettine, quella parte lì me la tenevo sempre per me, no? Sai, lo chef, giustamente... Il boccone dello chef, questo qua. Sì. Una volta si diceva il boccone del prete, ma visto, sì, che lo lavoro, quando dovevo farmelo in padella, perché ha proprio la caratteristica che quando anche, come hai detto tu, anche se lo fai intero, leggermente aromatizzato, con delle erbe aromatiche, molto semplicemente, rimane proprio più tenero. E un'altra cosa che io consiglio sempre, poi, visto che anche tu sei attento a tante cose, massaggiare leggermente con un po' di olio o un grasso, perché il grasso è un veicolante, quindi essendo una carne molto magra, il fatto di aggiungere un pochettino di grasso ci sta, sia come condimento, ma per fargli prendere tutti i profumi. Certo. Tutti, catturare il profumo, perché il grasso in generale è un veicolante. Pensa che come azienda abbiamo lanciato di recente proprio un prodotto che è un'infusione in olio. Anzi, in verità è un'infusione in olio di extravergine e burro di karité, che questo gli permette di rimanere molto più morbido ed il prodotto è direttamente tenerissimo quando lo vai a mettere in padella, okay, senza aggiungere acqua al prodotto, quindi rimane molto più naturale ed estrae dalle erbe aromatiche cosa, tutto il gusto. Quindi io, se aggiungo le mie erbe aromatiche, ho il prodotto già pronto. Esattamente, ce l'ho già, quindi... aggiunto all'interno. Abbiamo anche una ricetta agli agrumi, penso, che è veramente buonissima. Sì. Ecco, giusto sulle ricette, giustamente la tendenza è quella di consumare meno carne, ma carne più buona. Quindi giustamente scegliamo carni che abbiano dei valori in più all'interno. Dei valori nutrizionali, che sia di qualità. Esattamente, che sia allevata in maniera di qualità, quindi che sia allevata in maniera più tradizionale, che dia più garanzie, allevata all'aperto, senza OGM, senza l'impiego di antibiotici, per esempio. Sì, anche perché al giorno d'oggi spendiamo di più quasi per dimagrire che per mangiare. Questa è quasi quando leggi le statistiche è impressionante, quindi usare carni nelle giuste quantità, che siano scelte, quindi non è, e soprattutto anche nelle quantità, ma anche in ricette. Esattamente. Parlando di ricette, abbiamo anche un mix di ingredienti, perché il pollo abbinato ad altri ingredienti può diventare un piatto veramente compensa unico. Compensa e arricchisce. Abbiamo qua un esempio, per esempio questa è un'insalata di orzo cereali che è all'interno dei fagioli a zucchi, ha dei pomodorini confit, ha delle olive taggiasche e ha una porzione di pollo che è ovviamente non parte principale del piatto, ma è la parte giusta perché sia gustoso e bilanciato. E quindi nello stesso tempo io ho la mia giusta, quindi ho già una quantità studiata, bilanciata. Esattamente. Poi al giorno d'oggi diciamo che non si muore di fame, nel senso che abbiamo sempre cibo sotto le mani di continuo. Esatto. Ma in questo caso posso mangiare un piatto dove ho già i vegetali, i cereali, i legumi, esatto, la carne, quindi completo in tutta la sua interezza. Poi hai parlato di pomodorini confit, olive, cioè ci sono tante piccole ricercatezze nella qualità di quello che si va a mettere dentro. Bisogna dare qualche soddisfazione al nostro palato, se no diventa solo tristezza. Mangiare sì. Quindi tanto. Grazie per lo studio, grazie per la ricetta, grazie. Certo. Alla fine posso anche cambiare lavoro, se no vengo, sì, da voi a fare le ricette. Sarebbe benvenuta, sarebbe solo un piacere. Comunque, questo possiamo prepararla a casa la sera e portarcela al lavoro il giorno dopo, se non abbiamo tempo, noi ci siamo sempre al fianco dei nostri consumatori, eventualmente. Dall'Alta Valle Savio, le paste del fumaiolo. In pochi minuti potrete portare in tavola primi piatti gustosi e genuini. Dalla tradizione romagnola, tortelletti, gnocchi, cappelletti, strozzapreti e tante altre specialità preparate proprio come una volta, con i migliori ingredienti italiani. Fumaiolo, qualità e natura per dare vita a prodotti unici. Scopri tante appetitose ricette su fumaiolo.com. Ci siamo ispirati a voi per creare una polpettina tenera come un bacio. Polpettine Amadori, preparate con gustosa carne di tacchino e pollo 100% italiani. Parola di Francesco Amadori.